andremo a trovarti 3 mesi. Ma non dire scemate. Saranno sì e no 3 settimane. Certo che se evitassi a un tiro di schioppo come Saverio verrei molto più spesso, ma fai la borsa, chiama il taxi, prendi il treno ricciabile, avrò presa. Farà caldo, farà freddo, non so mai cosa mettermi. Comunque ti penso, sì, sei sempre sulla punta dell'iceberg dei miei pensieri. Mi suona la sveglia e penso a te, mi faccio la moca e penso a te, io mi vesto e penso a te. Perché ora ho molto più da fare che di prima, facciamo prove. Oh, in continuazione, quasi mi sfiniscono, mi tengono legato con un contratto capestro. Sembra che se non ci sono io, non si possa volare una mosca. Pensa che anche oggi, per venire qui, ho dovuto chiedere il permesso al regista. Sì, ma gliel'ho detto, di brutto. Guardi, aspetta. Saranno 3 mesi che non vado a trovare mia madre, non intendo rimandare un giorno di più. Dovete fare una prova luci, una prova tecnica. Bravo, allora la fate con la mia controfigura. Io me ne vado, addio. Sì, me ne sono andato. Hai visto come ho imparato? Non mi faccio più mettere i piedi in testa da nessuno. Ho acquistato una dignità. Ecco cosa mi mancava prima, la dignità. Sì, la dignità di essere fiero di me, di essere quello che sono, deciso e dritto. Dov'è l'obiettivo? Là? E allora avanti, fino alla meta, senza voltarmi indietro prima di averla raggiunta. Mi sembra incredibile, eh? Eppure è così, dopo anni di rospi ce l'ho fatta. E se la mangino loro la polvere adesso, maledetti tutti, no, tutti. Che anche quelli che mi fanno i favori a me ora, perché mi fa comodo farmi i favori adesso. Ma prima? Dov'erano prima, quando impazzivo per cercare un lavoro? C'era mai nessuno che mi dava una fucca da ciucciare? Tanti discorsi mai ho fatto e che ora paghino, vermi, si arrovellino nell'invidia. Anche tu, anche da te, mai un incoraggiamento, mai una volta che tu mi abbia detto veramente vai avanti, è la tua strada, hai talento. E sì che parlavi, di parole te ne uscivano tante, ma 2 parole per dire a tuo figlio che aveva talento, quelle mai. Ma sai che il talento per un artista è vitale? Per fortuna il talento, quando uno ce l'ha, se lo sente addosso, come i pori sulla pelle. Non avevo bisogno di voi per sapere di avere talento, lo sentivo da me, come lo sento adesso. Anzi, ti dirò, adesso lo sento anche di più, perché vedi, anche con te mi esprimo. Ti dico tutto, schietto schietto, quello che penso. Io quello che penso lo dico e quello che dico lo penso. Verbalizzo i miei pensieri senza filtri, senza mediazioni. La vita che sprizza dal mio sangue diventa le mie parole nel vento, che si fermeranno sulle fronde di un albero arginate dalla dolcezza e dalla fermezza proprie della natura. Oddio, accidenti, io sto diventando un poeta oltre che un incredibile attore. Questa la devo segnare, non la perdo. Allora, mi è venuto di getto così. Allora, la vita che sprizza dal mio sangue alle mie parole nell'aria. Nell'aria? No, mi sa che non avevo detto aria. Vabbè, per ora ci metto brezza, sì, sprizza la brezza. Sprizza brezza, carina. Sì, l'importante è cogliere l'atmosfera delle sfumature che io colgo. E si fermeranno sulle fronde di un albero arginate dalla dolcezza e dalla fermezza. No, mi sa che non avevo detto neanche fermezza, comunque non importa, eh. Bellino, sì, me lo porto sempre dietro, sì, ma mi sprizza l'idea continuamente dal cervello. Devo codificarle almeno le più importanti, altrimenti come farei? No, 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 non è soltanto per me, è per rispetto di quello che io inseguo, sì, per l'arte. Di la verità, mamma, ti stupisce questo tuo figlio? Ti ricordi quando non riuscivo a parlare senza che mi si incrociassero gli occhi dalla tensione? Ora invece sguardo dritto, fiero. Vabbè, le cose cambiano. Si sono ribaltate le parti, ora tu stai sempre zitto ed io parlo. Parlo per me e parlo anche per te. Dai, fatti dare un bacio, che ti voglio un bene dell'anima ora. Proprio gelida come il marmo questa lapide, eh? In fondo ne converrai anche tu, è meglio così, ci siamo ritrovati, eh?
Non tutte le disgrazie vengono per nuocere. Sì, sì, lo so, è una frase che non dovrei neppure pensare. La penso e la pronuncio. Dovrei colpevolizzarmi perché mi sento più a mio agio da quando tu non ci sei più in carne ed ossa. Non credo. E poi tu dovresti essere felice a sapere che io sono felice. Sì, per la prima volta sono felice. E questa volta la mia felicità me la godo senza sensi di colpa. È fantastico, non sento neppure una puntina di senso di colpa. Sì, sono 3 settimane che vomito. Dopo ogni pasto, tutto quello che mangio lo vomito. Proprio adesso che potrei mangiare tutto quello che mi pare. Senta, dottore, mi scusi, dottore, ecco, mi dispiace se mi metto seduto, che sdraiato proprio mi manca il fiato, non riesco a respirare, ho paura di soffrire. Ah, grazie. Le devo parlare della prima cosa che mi viene in mente? Dell'infanzia. Ah, di mia madre. Senta, non è che mi può dare un piccolo suggerimentino, perché si ricorda, gliel'ho detto al colloquio, per me è la prima volta in analisi. Sa, io le sedute di analisi le ho viste solo nei film di Woody Allen. Lì ogni tanto lo psicanalista qualcosa dice, mi sembra. Mi scusi, sì, la prima cosa che mi viene in mente, che ore sono? No, allora la prima cosa, sì, ah! Io ho sempre avuto un complesso, sì. Il complesso di essere bello. Ma non mi guardi adesso che sono in giro da questa mattina alle 8, mi sono messo la prima cosa che capitava. Ma quando ero piccolo ero un bambino bellissimo. Avevo dei grandi occhi azzurri. E le signore ogni volta che mi incontravano per strada dicevano: ma che bel bambino, ma che begli occhi azzurri a quel bambino. Sì, avevo anche dei grandi denti, ma quello passava in secondo piano, sì. La mia cara mamma poi mi adorava, era meticolosa, sempre attenta, come una faina che punta la preda. Voleva da me il meglio e io il meglio glielo davo. Ero stupendo. Oh, ma che bel bambino! Ma questo è il bambino più bello di tutti! Ma si sarà mai visto un bambino più bello di questo? Tieni, prendi una caramellina. Ecco, bravo. Ma non la mangiare, la mangi dopo. La metti in tasca. Ma mangi troppo, stai sempre a mangiare, non fai altro che piangere per mangiare ancora. E smettila una buona volta, sei bello, non ti puoi ingrassare. Ridammi la caramella. Adesso, vieni qui, non piangere che sono la mamma. Adesso vai a giocare con gli altri bambini. Ma prima fate aggiustare il collettino della camicina. Ecco, bravo, caro. Adesso vai a giocare con loro, ma non sporcarti, non sudare, non stropicciarti e soprattutto vinci! Va, gioca, vinci e ritorna, vai! Oh, scusa, ho un po' divagato con la storia della mamma, eh? Mia madre era meticolosa, sì, soprattutto nella cura dei figli, di me e di mio fratello Saverio. Come però di più, eh? La nostra casa era stupenda, un inno all'ordine, era bella come un museo, non avevamo nulla di sbagliato, no? Tutto seguiva lo schema di un suo preciso disegno. Niente stava lì per caso. Io devo lei se non so il senso del bello e dell'ordinato. Professore, dottore, io sono quasi un proverbio. Ho gusto. Se qualcuno deve abbinare una camicia e non sa con quale cravatta metterla, viene da me. Io ho un occhio, in un attimo ti azzecco un filino azzurro di un rombetto e te lo abbino con una camicia a quadri blu che nessuno ci aveva mai pensato. Invece, la morte sua. Ah. Tanto mi sono tornati utili i consigli di mia madre, oro, tutto oro quello che mi ha insegnato standomi sopra, sì, come quella guardia che mi faceva sul mangiare, per fortuna che c'era lei, perché altrimenti io sarei 100 kg, invece, dottore, sarei 100 kg, invece. Tu guardi, sembra strano, io non ho mai avuto fame, non ho mai pronunciato la parola fame fino a che ne so, 20 anni, però avrei mangiato di tutto se non ci fosse stata lei. Mangiavo, e quando non mangiavo ci pensavo ossessivamente. Sì, ossessivamente, però grazie a lei mi tenevo a freno. No, dico grazie perché che sotto sotto ci fosse nascosto qualche mio problemino, sì, avevo cominciato a intuirlo anch'io quando venni a studiare in città.
Sì, mi iscrissi a economia e commercio. Sì, eravamo sicuri che sarei diventato il commercialista più bravo di tutti. E naturalmente il più bello, sì. Quindi stavo fuori casa 5 giorni alla settimana, poi il weekend tornavo dalla mamma. Allora io lunedì, martedì e mercoledì mangiavo di media 2 torte con la panna e 2 bussolotti di gelato da 0,5 kg a pasto. Quelli della San Montana. Sì, assaggi la marena, si scioglie in bocca, deliziosa, sì. Sì, San Montana con 2 N, mi raccomando. Poi però mi regolavo, giovedì e venerdì digiunavo, sì, per ricomparire dai miei il sabato e la domenica perfettamente in linea. Sì, la pelle tendeva un po' al grigio, ma grazie a mia madre assolutamente non grasso. Lei si dirà, dottore? Lei si dirà, non vedo il problema perché con un paio di lampade il colorito le riappare in salute. Ma vedete, dottore, questo è importante. Il problema non era la pelle, è che per me quello era il periodo dei grandi ideali, sì. Io mi volevo dedicare alla salvezza del mondo. Ero preso fra 2 fuochi, eh. Da una parte io volevo fare il commercialista, dall'altra parte io volevo partire missionario. Più di una volta sono stato lì per partire per l'Africa, eh. Sì. È che, vedete, dottore, io non riuscivo a conciliare intimamente il mio profondo amore per i bambini che muoiono di fame con i pasti che 2 volte al giorno andavo a vomitare nel cesso. Mi segue, dottore? Mi segue, non è un dilemma facile, no? Bambini. Vabbè. Comunque, poi mi decisi per una via di mezzo, sì, e venni a Roma a fare l'attore cinematografico e teatrale. No, ma riconosciuto! No, sai perché glielo dico? Perché io 2 anni fa ho fatto una pubblicità con Pippo Baudo. Mi si vede proprio dietro Baudo mentre passo vestito da maggiordomo con un vassoio pieno di frutta. Avanti e indietro 100 volte, è una paura, perché se ti si casca un flutto è pericoloso. Baudo si sbagliava sempre, abbiamo dovuto ripetere in continuazione. E poi era antipatico, capriccioso, una faccia piena di cerone, un mascherone. Ah, dottore! Aveva tutti i capelli appiccicati a grappoli in testa, ciuffetti, come le bambole. Una cosa orribile. Comunque, l'hanno data soltanto per un paio di giorni, di mesi. Dalle mie parti mi hanno riconosciuto tutti, pensi che ancora adesso... Oddio, che pressione! Ma è già finito il tempo? È sembrato un soffio proprio. Va bene, allora... Vabbè, io vado. Ha funzionato? Fiction con la Lauren, che ne sarà di me? Non posso più continuare così da solo, fa tristezza. Smetto. No, smetto di fare l'attore cinematografico e teatrale. Mi dedicherò alla casa, alla cura delle tue cose e di quelle di mamma. Ah, a proposito, dove è finita la collana di perle, quella che la mamma teneva sempre nella pantofola dentro al cassettone? Ho guardato, babbo. Babbo, ho guardato dappertutto come un pazzo, non c'è. Mica ce l'avremo sepolta. Ma no, ma non la cerco mica per rivenderla, la cerco così, magari un giorno per scherzo me la metto. Per scherzo? Con quel suo vestito nero di velluto che mi sta che è un incanto, sì. Devo solo farlo un pochettino riprendere sui fianchi, sì. Ma mi fa risaltare gli occhi anche a me. Hai visto con queste lenti che sono uguali ai suoi? Babbo, smetto, basta, non insistere. Ti ho detto che smetto di fare l'attore cinematografico e teatrale, come mi hai sempre chiesto e come non ho mai fatto. Adesso obbedisco.
No, non è troppo tardi. Io ho sempre una vita davanti. Certo, anche senza di voi. Con Saverio. Saremo uniti come due veri fratelli, legati anche dalle disgrazie. Tanto oramai io ho solo lui e lui ha solo me. Dov'è? Chi? Katia? Ma Katia la lascia, figurati se continua con quella. Per Saverio ci vuole qualcosa di più, una donna di casa, uno che non abbia delle fregole, delle bellità, oppure che la smetta. Ma che la smetto di fare l'indossatrice! Ma che scema, cara! Soltanto perché ti hanno detto che c'hai un bel paio di gambe lunghe, credi che puoi fare l'attrice? Ma dove credi di andare, cara? Lunga, lunga, con due gambe a fare i collos. Tutto più ti fanno fare la giraffa, Viare Gio. A casa devi stare se lo vuoi sposare! Oh! Avere un marito, mica, è un passatempo, è un impegno, è una vocazione. Non piaceva neanche alla mamma. Io infatti glielo dico sempre a Saverio. Se davvero tu vuoi bene alla mamma, la devi lasciare. L'ho proprio presa come una missione. Io prendo il telefono. Ogni volta che mi viene in mente, anche alle 2, alle 3 del mattino, non mi interessa. Lui a volte mi risponde un po' assonnato. Io... Pronto? Lasciala! Io voglio che sia un tan tan continuo. Voglio aiutarla a non abbassare mai la guardia su questo problema finché non l'avrà risolto. Ma che ci vuole? Che la lasci. E se la viva come una vittoria su se stesso e su tutte quelle radiazioni negative a cui si sottopone incessantemente stando vicino a lei, come portarsi dietro una Chernobyl. No, guarda, una storia che non potrebbe mai funzionare. Sarebbe più facile che un cammello passasse dalla cruna di un ago, come diceva sempre la nonna mentre mi spingeva a forza dentro lo sgabuzzino. Certo. Io saprei come fare. Io li so tutti i segreti per far felice Saverio. Ah, ho già cominciato oggi, eh? Sì, sì, sì. Mentre aspettavamo quello delle pompe funebri, gli ho riordinato la stanza perfetta, precisa, un gioiello. Babbo, non ti preoccupare. Oh, babbo, ci sarà anche la banda. Sì, guarda, sarà un funerale stupendo. Banda e solo fiori bianchi, sì, solo bianchi. Beh, ho detto a tutti che era stato un tuo desiderio da sempre, sì. Mi sono preso questa piccola libertà, ma vedrai, sarà stupendo, sembrerà un matrimonio invece che un funerale. L'ho visto, eh? L'ho visto sperimentato in un teatro. Ma no, 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 non una banda triste, una banda... Secondo me ne parleranno anche i giornali. Ah, ci saranno i fotografi, i paparazzi. Ah, speriamo che entro domani ti si sia solidificata la mascella e che ti si possa togliere questa benedetta fasciatura senza che ti si riapra la bocca che proprio non ti dona. Ah, sai cosa faccio al limite? Te la nascondo. Ti faccio tutto un bel treccione di foulard, di Gucci sul beige marron. Devo anche pensare, capirai, cosa far mettere a Saverio. Quello stravolto com'è rischia di rovinare tutto se si mette qualcosa di sbagliato. Sì, sì, certo, nero. Però qualcosa di importante che non sfiguri. Io ho già deciso, sì. Io mi metto quel completo, quello nero lucido di Valentino stretto sui fianchi, spalle larghe. Pam, così. Con una coreana sotto panna che dà un po' sullo zabaione, sì. Un po' minimal. Quindi d'obbligo per lui... Il nero, che moro com'è, gli sta d'incanto. Ah, sai cosa faccio? Mi rivedo quel completo, quello che si mette sempre per l'ultimo dell'anno. Quello è perfetto. Oh. Quel completo c'ha dei fili d'argento ai pozzini della giacca e ai risvolti dei pantaloni. No, no, d'argento di giorno proprio non se ne parla. Vabbè, al limite glieli scucio. La camicia bianca, banale. Beige, no. Celeste, ah, sì, rosa. Sì, rosa, così di presto con la mia cravatta nera, poire rosa di Bourguignon, che è serio, rigoroso, ma con un pizzico di allegria. Vabbè, diciamo di spensieratezza, dai. La vita continua, babbo, anche senza di voi, la vita continua, sì, deve continuare. Oh, babbo, mi manchi già. Thank you.
tira ta 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 tira ta tira tira ta 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 tira ta. Sono orfano, è logico che avete le crisi, no? È inutile che mi guardi in quel modo. Mi dia piuttosto una capsula, sì, una pasticchina, qualcosa per riprendere a dormire decentemente. Guardi, sarebbe anche ora che questa benedetta terapia cominciasse a funzionare, perché altrimenti io che ci vengo a fare qui? Eh? Mi fa una rabbia lei, ma una rabbia che poi va a finire che ingrasso. Vuoi vedere con queste sedute io invece di dimagrire ingrasso? Tanto con la sfortuna che mi ritrovo, almeno fumassi. Lei fuma? Silenzio, la sfinge non proferisce verbo. Mi scusi, non volevo essere arrogante, che la morte del babbo mi ha veramente sconvolto, come non pensavo che potesse. E sì che tutte le volte che pensavo alla sua morte, era morta la mamma, no? Era logico per associazione pensare anche quando sarebbe morto il babbo. Beh, guardi, se devo essere proprio sincero, la morte del babbo rispecchiava il mio senso per l'ordine, sì. Era spaiato mio padre lì, vivo, da solo. Come una cetiera senza un'oliera. Se ti si rompe una cetiera con l'oliera, che ci fai? La butti, no? Io così pensavo. Invece, che strano, eh? A lei si è mai rotta una cetiera? Senta, guardi, mettiamo le carte in chiaro, io non ce l'ho con lei. E che lei se ne sta lì seduto, muto, che scrive con quella pennetta, mi irrita. Mi ricorda mio fratello che non spiccica mai una parola. La presente un bradipo, ecco, uguale. Ah, l'ha deciso poi, si trasferisce con la giraffa a Verbano. Ci sono più opportunità, farà tutta così, tutta ingolata. Ci sono più opportunità, non può fare una carriera brillante come merita se rimane qui. Sono tutte palle. E che lei mi vuole fuori dai piedi perché Saverio è più innamorato di me che di lei. Nel senso, Saverio è più affezionato a me che a lei. Ma non sarebbe questo che mi fa inviperire? È che lui ne dà rette, si incazza se la chiamo giraffa. Ma è una giraffa, l'è pure venuta tutta la vitiligine sul collo, a chiazze. Più giraffa di così. No, non ascolta la mamma. La mamma lo diceva sempre. Non è la donna per te, aveva ragione. Lei non ci sa fare, è viziata. È... Vedi, dottore, Saverio avrebbe bisogno di avere vicino una persona più equilibrata. Capisce? In grado di infondergli serenità. Io conosco tutte le cosine che gli piacevano da bambino. Sì, le pappine che lui adorava da bambino. La giraffa lo sa quali sono? No, io sì. Che lui va pazzo per le fettine di kiwi, senza però quei semini neri neri, perché se no non le mangia. Lo sa lei? No, io sì. Che lui impazzisce per i chicchi d'uva, senza però quella buccina dura dura, perché se no non mangia neanche quelli. Lo sa lei? No, io lo so. Io se fossi una donna sarei perfetto per Saverio. Che tutte le mattine prima di svegliarsi vuole una grattatina sulla schiena e niente parole, niente luce, fin quando non si è bevuto il suo caffè con una puntina di zucchero e una virgola di crema di latte. Io me la immagino quella la mattina, me la immagino proprio. Alzati, svegliati, farai tardi al lavoro, ma così me lo rovina! Mi punzecchia sempre. Pensi che anche oggi, prima di venire qui, mi fa: sai, abbiamo deciso di trasferirci in anticipo per seguire i lavori, tanto per i primi tempi dormiremo da mia cugina. Ah, faccio io, e tua cugina vive allo stato brado o ti ospita allo zoo? Un putiferio, eh? Un vero putiferio. Ma me la sono goduta. Oh, me la sono proprio goduta. Pensi che la giraffa si è talmente incazzata che Saverio, per calmarla, l'ha dovuta portare in giardino. A rovinare una fronda di platano. L'ho sentito, eh? Ah, ma allora è vivo! Ma se devi andare a ridere, rida! Guardi, non sa la felicità che mi fa sentire qualcuno che ride alle mie battute. Oddio! Ma lei così infonde nell'aria energia positiva, è una cosa... Ha chiuso... Ha 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 ha
sognando. Certo, se la ride, lei non è il suo problema, ma rida! Avanti, rida, se le viene da ridere! Tanto più sto male, più il suo portafoglio si ingrassa. Che io patisca le pene dell'inferno, che io soffra per delle colpe che non ho commesso, a lei non interessa. No, io per lei sono una statistica, una crocetta, eh? Un altro matto, ore 16:15, arriva l'isterico, si ride. E allora mettiamo le carte in chiaro, caro professore, giochiamo a carte scoperte. Qual è il mio problema? Qual è il mio problema? Vuole che glielo dica io? Eh? Questo è il mio problema. Io se fossi stata una donna sarebbe stato tutto più facile. Il mio papà non mi avrebbe tagliato le trecce. E mio fratello mi avrebbe voluto bene, io l'avrei accudito. Come una sorella normale, sì. Questo è il mio problema. Senta, non mi venga fuori con la storellina della città. Mi rifletti su chi sei, conosci te stesso per crescere. Io voglio ricominciare da capo. Io voglio dare un taglio radicale alla mia vita, netto. Sì, io voglio diventare una donna. Così. Oddio. È finto, dottore! Avanti, di gomma! Su, avanti, mi pare che me lo taglio! Ma su! È un colpo di scena ad effetto, professore! Dopotutto sono sempre un attore, voglio stupire! Anche se non calco più le scene! Oddio, c'è cascato davvero! Un'ulteriore prova del mio talento! Cosa c'ha lì? A vedere, aspetta! Segretaria, portantina! C'è il dottore che sta male, eh! Guardi, sta facendo le bollicine, si macchia tutta la moquette! Ma è possibile che non c'è nessuno che lo soccorra? Ma che scemo che sei, ma davvero pensavi che io volevo diventare una donna? Ma io mi piaccio così, caro maschio. Cazzo, sei scheggiato lungo. Che emozione! Non mi sono mai fatto di coca, ma penso che debba essere la stessa cosa, ricominciare a giocare con tutto il mio bel mazzo di carte ancora sigillate, jolly compresi. Oddio mio, non avrei resistito un minuto di più. Male terribile. Ah, Facchino, ho solcato la navata della chiesa con un piglio, una decisione. Saverio sarebbe stato orgoglioso di me. Sai che ti saresti divertito anche tu, Facchino. Anzi, sai cosa faccio la prossima volta? Ti attacco due ruote alla palla di vetro e ti trascino in chiesa con me. Tanto, con tutti quei pesci palla che piangevano, nessuno ci avrebbe fatto caso. Anche io, eh? Sì. Anche io, preso dall'eccitazione, non sono riuscito a trattenere le lacrime. Fra i calli e i fumi dell'incenso credevo di svenire in chiesa. Certo, sarebbe stato un colpo di scena ad effetto, sì.
Ma è ancora troppo presto, si trotto. Oh, ci fosse stato in tutto il corteo una donna con cui gareggiare, è stato anche fin troppo facile stravincere. In mezzo ai parenti di lui ero come la statua della libertà in mezzo a un gregge di 7 nani. Adesso prendiamoci cura del nostro benessere, godiamoci il meritato riposo. Ecco qui, Pacino, ricordalo sempre, mens sana in corpore sano. Hai ragione, Pacino! Stavo facendo saltare il pasto anche oggi, preso da tutti questi preparativi. Ma non ti preoccupare, Pachiniglio, eccolo qua. Non mi dimentico del tuo cibo. Ecco. Va bene. Basta così, eh? Mi sa che mangi troppo, sì. Ti stai un po' ingrassando. Io odio i pesci rossi grassi, ridammi questo pezzo qui. Suba, gioca, nuota, divertiti. Povero dottore, ha passato la vita ad indicare le schegge negli occhi degli altri nascondendo al mondo una moglie che è una trave. Un donnone semicalvo, 3 quintali per 2, con un'apertura alare una volta e mezzo la barra. Quando si è buttata, presa dallo sconforto, a corpo morto sul feretro, le prime 3 file sono sbiancate. Come si dimenava, eh? Come piangeva per la morte di quello stupido gnomo. I grugniti li avranno sentiti fino in centro. Ah! Oh, oddio, ghiacciata! Ottima per le rughe dei piedi. Oh, Pacino, non mi hanno tolto gli occhi di dosso. Le ho viste le gomitate, è un'apparizione. Mi piacerebbe fare un sondaggio d'opinione fra tutti quelli che conoscono la giraffa. Beh, certo, io ho molta più classe, non c'è che dire. A me prendi un qualsiasi straccetto, me lo tiri addosso, e sembro vestito da Valentino. Io l'ho vista la giraffa quando va a fare shopping. Non le sta bene nulla, eh. Ecco, un vestito così, per esempio, tutto d'un pezzo. Tu pensi che lei se lo possa permettere? Oh, Pachiniglio, figurati. O lo spezza con una cintura in vita, tonalità, contrasto. Oppure sembra alta 6 metri invece dei 4 che è. Per esempio, guarda qua. Un cappello come questo, così a falda larga, un po' jacky, così importante, direi. Tu pensi che lei se lo possa permettere, la giraffa? Oh, Pachiniglio, figuriamoci, con quella testolina a cazzola che c'ha, se le tagli via pure un pezzo di testa, sparisce. No, guarda, è una questione di proporzioni. Ci ho messo tanto a capirlo, eh? Ma alla fine ce l'ho fatta. Io sono proporzionato, lei no. Ecco. Oddio, ti sembra che sto esagerando? Oh. Sai che a volte ci penso anch'io, ma non so cosa mi prende quando parlo di lei. Mi viene un groppo alla gola, tipo asma, una cosa veramente terribile. No, sbagli, non è neanche più per... Oh mio Dio, non è neanche più per la questione di Saverio. No, oramai la liberazione è vicina, l'ho sentito oggi. Saverio, mentre mi parlava di lei, ha emesso 2 sospiri. È sul punto di liberarsi, solo che non ce la fa, capisci? Si vergogna. Beh, era un ragazzo così orgoglioso. Buttare gli anni migliori della sua vita evitando pizzerie con gli archetti bassi perché lei ci sbatteva la testa contro. No, guarda, avrebbe potuto pretendere molto di più. Sì. Oh, gli venivano tutte dietro, eh? Tutte! Sì, la figlia dell'antiquario, la Pacini. No, quella grande, perché la piccoletta è bassetta e cattiva, è un vero mostro. Sì. E poi quelle due magnifiche che il loro babbo aveva un ristorante pizzeria in bosco. Come si chiamavano quelle due? Che belle, che erano alte, bionde, sì. Mi venivano a prendere e andavamo a caccia di Saverio, sì. Una di qua e una di là, a braccetto. Sembravamo 3 pistolere del Far West, su e giù per il corso. E non ci fermavamo, fin quando non l'avevamo beccato. Ah, che bei tempi. Mi invidiavano tutte, perché qualsiasi cosa facesse Saverio, alla fine, da chi tornava a dormire? Da me. Avrebbe potuto pretendere molto di più. Lasciala!
Non bisogna tenersi le cose dentro, Pacchino, perché te le tiri fuori e stai molto meglio. Sì, pronto? Ah, ciao Saverio. Cosa stavo facendo? Stavo leggendo un libro in santa pace. Che libro? Un libro, ecco, giusto appunto, un libro di cucina, sì. Cucina zen, esalta il soufflé che hai in te. Ah sì, e hanno riattaccato? Ma sai che è pieno di gente che durante questo periodo sola, che si attacca al telefono un po' come ultima spiaggia? Ho letto su una rivista femminile, mi pare, che 9 donne su 10 nei giorni del ciclo si attaccano alla cornetta e si scatenano, sono irrefrenabili. Io? Ma guarda, io saranno 2 giorni che non lo guardo neanche il telefono perché mi stanno cercando certi produttori per farmi fare una di quelle solite fashion, ma io... Saverio, tu stai insinuando, non è bello questo. Senti, Saverio, io sono disponibile ad aiutarti, ma tu non puoi insinuare queste cose. No, probabilmente... Guarda, sono le persone di cui ti circondi, caro Saverio. Sì, ti succhiano la lucidità. Sì, probabilmente non c'è stata nessuna telefonata. Gli squilli che hai sentito sono il campanello d'allarme di quell'ultima fetta sana di coscienza che ti è rimasta, caro Saverio. È a quella fetta che io mi rivolgo. Sono tuo fratello! Io ho l'obbligo di occuparmi di te, basta! Mi vuoi far diventare pazzo? Stavo qui tranquillo a parlare con Pacchino! Sì, sono d'accordo con te. È una gran brutta telefonata, lasciami finire. Ecco. Come? Pacchino ha mangiato? Sì. Pacchino ha mangiato, il povero piccolo Pacchino ha mangiato. Ti ho detto di sì. Ti interessa sapere se ho mangiato io? Eh? Persino una stupida carpa catatonica è più importante di me. Che io viva, mangi o muoia non interessa a nessuno, eh? Senti, smettila con questo tono, caro mio. No, no, io detesto questi urli e questo parlare aggrovigliato. Quindi, fino a prova contraria, siamo fra persone civili. Saverio? Non siamo mica nella savana, caro mio. Lo so io cosa c'entra la savana. Se non la smetti con questo tono fastidioso, ti riattacco in faccia. Ti riattacco, Saverio, eh? Hai fame? Ecco, mangia. Basta con le chiacchiere. Ora passiamo ai fatti. Assicuratevi che il processo irreversibile che state per innescare sia frutto della vostra volontà pura e scevra da ogni influenza esterna. Scevra. Beh, scevra. Più scevra di così. Allora, controllate che il vostro battito cardiaco sia regolare. Perfetto. E che le vostre mani non tremino. Niente tremori. Allora, prendete un pupazzo il più possibile rassomigliante in colori e proporzioni alla persona a cui volete fare la macumba. Afferrate ben saldamente il pupazzo con la mano sinistra. Sì.
e con la destra conficcate gli spilli dalla capocchia rossa. Eccoli qui, però poi è difficile. Va bene, è pronto. Allora, segue effetto spilli in una vittima di sesso maschile. No, sesso maschile, no. Vediamo un po'. Dove sta? Ah, ecco, finalmente. Elenco effetto spilli in una vittima di sesso femminile. Uno spillo in mezzo alla fronte, la vittima avrà difficoltà a concentrarsi e ad eseguire qualsiasi tipo di lavoro in cui saranno richieste doti intellettive. Ecco. Questo è uno spillo sprecato. Uno spillo nel naso ogni qualvolta si troverà in situazioni emotivamente delicate, sia lavorative che affettive, starnutirà sonoramente per 12 volte consecutive. Questo mi piace. Uno. Se inserite due spilli, ad ogni starnuto sarà abbinata una lieve fuoriuscita di muco? Ma che macumba è questa? Ehi, mi senti? Boh, vediamo un po'. La macumba della parrucchiera? No. Senti, non si sa mai. Allora, uno spillo sotto le ascelle. La sudorazione diverrà copiosa e acida, così da macchiare indelebilmente qualsiasi indumento in tessuto sintetico che la vittima indosserà. Se inserite due spilli, la sudorazione macchierà anche i capi in tessuti pregiati. Ma siamo sicuri che non sia una presa in giro? Saverio? Mi hai sentito? Senti, non è possibile che la gente creda a queste stronzate, eh? Dove sono le ascelle qui? Allora, uno spillo in bocca ed il suo alito diverrà nauseabondo come un uovo marcio sbattuto dentro una scarpa da tennis. Che schifo! Saverio, non ce la faccio a continuare! Lo sai che sono ipersensibile, non mi regge proprio lo stomaco! Che ci posso fare se sono fatto così? Beh, fatto. Fatto, fatta. Fatto. Senti, troveremo un altro modo per sbarazzarci di lei, perché tanto le conosciamo le donne, farà di tutto per metterci contro. Non possiamo permetterle di incrinare l'armonia che abbiamo creato. Credevo che fosse il mio sogno irraggiungibile, che me lo sarei dovuto portare fin dentro la tomba come una spina nel cuore, sì. Invece finalmente adesso anche la nostra famiglia è unita, serena, sì. Tutti per uno e uno per tutti. Eh beh, certo, come potreste fare a meno di me adesso? Chi me li cambierebbe i fiori secchi? E la lucidatina ai ceri? No, 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 no. Nessun fastidio, io darei tutto per voi. Come voi per me del resto. Hm? Oh. Anche tu, Saverio, dietro quella faccia scura che mi facevi, io ho sempre intravisto come, sì, come un barlume di amore per me, dietro quelle offese gratuite, ma tu pensi che io non mi fossi accorto che eri costretto a farle? Le facevano tutti, certo, poi non ti facevano più giocare a pallone con loro se ti vedevano con me. Se tu fossi stato libero di scegliere, non mi avresti mai né sputato, né insultato, né fatto tutte quelle altre cosacce con i tuoi amici. Sì, io sono sempre stato un intuitivo, lo sentivo distinto che sotto sotto quei cazzotti che tu mi davi sulla testa mentre io spiavo nelle docce degli uomini facevano più male a te che a me. Adesso posso dirtelo, Saverio.
Tu sei stato per me il fratello ideale, un mito stupendo, perfetto. Io non ho nulla da rimproverarti. Eccetto che... Guarda che casino che hai combinato. In questo devo dirti che il babbo e la mamma sono stati molto più bravi di te. Si sono lasciati fare la punturina zitti zitti. Pensa che il babbo non ha neppure smesso di russare. Tu invece guarda... Guarda che casino che combina. Tu te la rapi, un'altra martellata sulla testa ti darei. Così è tutto... È tutto più complicato. La gente non ci crederà mai che tu eri d'accordo a farti suicidare da me. Penseranno che le martellate io te le abbia date contro la tua volontà. Guarda che casino, che pasticcio. Questa roba non viene via neanche a grattarla. Oh, Gesù, Gesù! No. Oddio. Ma decisamente non è un lavoro per me. Nelle pulizie di casa emerge di più il mio lato maschile. Mi piace trovare già tutto bello servito. Vabbè, non ci preoccupiamo. A tutto c'è un rimedio. Solo alla morte non c'è soluzione. Va bene. Allora vorrà dire che se non funziona, gli spilli li ficco direttamente su di lei. Giro, giro, uno spillo intorno al collo, una fila lunga, lunga come un ciglio, uno spillo dove parte ogni capello. Ah! Sarebbe bastato così poco, Saverio. Vedi, io adesso ti preparerei una bella tazza di tè. Potremmo bercela qua sul divano. Ti ci metterei anche una puntina di miele, come ti piaceva tanto a te. Sarebbe bastato così poco. Tu te ne uscivi un po' con me. Non mi sembrava una gran fatica accompagnarmi a ritirare la pellicetta che mi sono fatto tagliare. L'ho bloccata dai saldi dell'estate scorsa. Ho aspettato 6 mesi prima di poterla ritirare. Volevo che tu fossi il primo a vederla, sì. Una pellicetta, mi sono privato di tutto, ma che male ho fatto? Una pellicetta muschiata, ecologica. Sì, ecologica, perché io li amo gli animali, sai. Sono migliori di noi. Oh, Frido, quanto mi manchi. Tu sei stato l'unico che mi abbia voluto veramente bene, sì, l'unico che mi abbia preso con i miei... Con i miei difetti, con i miei bachi. Sai che ogni volta che mi vedeva leccatine, sbuffatine, sì. Sia che gli portassi una crosta di pane che un pezzo di bistecca, non ci badava lui a quello, no. Mi voleva bene, punto e basta. Pensa che a volte stavo anche 3-4 giorni senza dargli niente da mangiare. Per metterla alla prova, eh. E lui, leccatine, sbuffatine, anche quando poi è morto di fame. Vabbè, non lasciamoci prendere da sentimentalismo. Allora, andiamo avanti. Ah, è venuto il figlio del giardiniere a chiedermi se poteva raccogliere degli aghi di pino e delle pine gratis. Gli ho detto di sì. Ha fatto però che mi desse una manciatina di pinoli, sai, per esprimere un desiderio. Vedessi com'è cresciuto, eh? Uff. Alto, magro, con il volto scavato. Quando luce bellissima negli occhi, sì. Sembra quasi anoressico. Si vede che farà strada nella vita. Beh, ha avuto una gran fortuna anche lui con dei genitori così. Aveva tutto il diritto per crescere su scemo. Vediamo un po' se funziona. Fortuna agli occhi svegli. Ecco qua. Opa, va. Ma sai fare tutto, anche l'elettricista casuale. Complimenti, bravo, grazie. Allora, adesso gas. Gas. Katia Topoletta, come va? Sono io. Certo che sono Saverio, perché chi altro ti chiama Topoletta?
No, no, parlo piano perché di là c'è mio fratello, non voglio che senta. Sì, lo sai anche lui che parto solo per un paio di giorni, però lo sai com'è fatto, è venuto a trovarmi, è un po' strano. Sì, più che strano, ebete. Più che ebete è deficiente. No, no, Katia, ora stai esagerando. Ma no, non lo difendo, solo che mi fa pena, poverino, lo sai com'è fatto, è un po' strano. Ma tesoro, Katia, tesoro, non cominciare. No, Katia, stai tranquilla. Katia? Sei raffreddata? Oh, povera topoletta acetosa, tutta raffreddata. Senti, tesoro, vieni qui e mi dai una mano a fare la valigina? Sì, 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 è quella gialla che mi hai regalato tu, sì, quella tua, bellissima. Cosa hai detto? Ma sì, tesoro, ho messo tutto dentro il tuo pigiamino, tutte le cosine che mi hai dato tu. Vieni subito allora, No, no, lui non c'è, va a ritirare una pellicetta, non lo so, siamo soli, tesoro, non ti preoccupare. Non lo... Sì, certo, amore. Anche a te. Quante stronza! Il biglietto. Il biglietto. Questa porta. Buongiorno, sono Saverio Balduini. Sì, io ho una prenotazione sul volo di domani mattina, di domani pomeriggio alle 18.15 per Hannover. Vorrei sapere se è possibile cambiarlo. Non so, anticiparlo. Oggi pomeriggio avete un volo? 14.30? Ah, guardi, mi prenoti su quello, Saverio Balduini. Passa a ritirare un pacco in centro e volo subito in aeroporto, grazie. No, non li faccio i punteggi, grazie. No, non ho bisogno della macchina. No, grazie, no. Grazie, no. No, arrivederla, grazie, grazie. Oh, madre mia. È mostruosa questa valigia, quando arriva da Hannover la brucio. Speriamo non sia troppo corta. Vabbè, dirò di cambiarmi in aeroporto. Ciao caro, ci vediamo dal babbo e dalla mamma. Non troppo presto, credo. Yeah.